Ciao ragazze e benvenuti. Non posso nemmeno più dire Radio Senza Anima perché, visto che ora mi faccio vedere, come avete visto, ho trovato il coraggio di farmi vedere e eccomi qua. Non riesco a fare un'inquadratura completa perché sono tanta, essendo tanta, non ci sto in tutto, perciò. Mi sono messa la fascetta perché voi non mi avete mai vista, però io adoro queste fascette, ne ho di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le misure e le adoro, perciò ne vedrete sfoggiare di tutti i tipi. Mi sono lavati i capelli, perciò ce li ho ancora un po' umidi. Mi sono data un filo di trucco perché non è che sono una che mi trucco tantissimo, ecco, e niente. Eccomi qua. E proviamo insieme. Allora, questi non li ho mai provati, questi sai che buono. Questi sì, li ho provati tante volte. Li mettiamo qua. Però questi manzo e pollo non li ho mai provati. Allora, intanto facciamo così che facciamo la fotocopertina. Come possiamo farla? La facciamo assieme, la facciamo così. Fotocopertina. Fotocopertina fatta. Allora, io ci ho già messo l'acqua perché in questi va messa l'acqua bollente fino a qua, più o meno. Ecco. E poi vanno mescolati. Gli va messa la bustina che c'è dentro, che è salsa di soia. Ok, la bustina va messa dentro qua. Ok. Messa dentro qua e va mescolato il tutto. Ecco qua. Io adoro, come vi ho già detto tante volte, il cibo cinese. Tutto quello che è cibo cinese lo adoro. Questi poi costano anche poco. Non è che li prendo spesso, perché questo, uno di questi è un pasto. Perché sono, vabbè che non è tanto, sono circa 70 grammi, credo, di roba. Non è che è tantissimo, Comunque uno di questi è un pasto completo e non ha nemmeno tante calorie, no? Perciò mangi uno di questi e un po' di verdura e siamo a posto. Questo è il gusto, non ho neanche guardato, pollo. Questo è gusto pollo, perciò però bolle ancora. Allora, io vi devo dire una cosa. Avevo detto, no? Quello che combino sempre io. Avevo lasciato in Instagram di farmi delle domande che io avrei risposto alle vostre domande qua nel mukbang. Però purtroppo da cretina, l'Insta Story dura un 24 ore. Non mi sono fatta gli screen di tutte le domande che mi avete fatto e perciò io di domande praticamente non ne ho nemmeno una. Posso rispondervi a quelle che mi ricordo, ok? A quelle che mi ricordo vi rispondo, però purtroppo è andata così. Allora, posso rispondere a due di picche che mi ha scritto dove ho trovato l'amore per il canto. Non so se è una presa per il ciapet o è perché canto bene. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta, ma quando è sera, sera, ti sento masticare. Quando è sera, sera, ti sfondi con i bignè. Ho risposto bene, due di picche. Allora, vediamo. Perché non so neanche tanto mangiare con le bacchette, anche se sono andata mille volte ai cinesi, però farò una figuraccia, ma è lo stesso. Proviamoli, vediamo come sono. La fine del mondo. Sono la fine del mondo. Mi si stanno appannando anche gli occhiali.
Buonissimi. C'è già qua la fame nel mondo. Lo faccio vedere. Ecco la fame nel mondo. È già qua pronto. Però far tutti sti mi sembra di essere Laura Paradisi. No, Laura. Chiara. Chiara o Laura? Beh, insomma, la Paradisi, quella che adesso è incinta, avete capito? Lei che quando fa i mukbang sembra sempre che... Sono pure caduti. Buonissimi. Allora, altra domanda che mi hanno fatto. Allora, chi è stata l'altra domanda che mi ha fatto? Sciapero. Il cane ha sentito qualcuno arrivare. L'altra domanda. Non mi ricordo, perdonatemi chi è stato a farmi queste domande. Magari scrivetemelo sotto se siete state voi, perché non me lo ricordo. Però una persona mi ha chiesto se mi sposerò mai con Christian. Allora, sinceramente non lo so, perché è solamente un anno che siamo assieme, perciò è troppo presto per decidere e fare tante cose, anche perché non siamo più bambini, perciò se facciamo le cose, le facciamo bene o non le facciamo. Non ho neanche portato qua il bicchiere, però c'ho qua l'acqua. Scusatemi se bevo a canna come qualcuno, però è la mia bottiglia, bevo solo io qua, perché ce l'ho in camera. Però mi sono dimenticato di portare qua il bicchiere. Mi sono. Vabbè. Perciò se mi sposo, non lo so. E se mi sposo in chiesa, se mi sposassi, se ti sposassi, ti sposeresti in chiesa? Assolutamente no. Se mi sposassi, mi sposerei in comune. Già io quando mi sono sposata la prima volta a 20 anni, mi sono sposata in comune e non in chiesa. E non mi sposerai in chiesa perché non... No, mi sposerai in comune. E poi cos'è che mi hanno chiesto? Scusate i rumori, però è impossibile mangiarli senza far rumore questi. Poi pensate che i cinesi lo fanno apposta al rumore, fanno di quei rumori allucinanti. Li adoro. Devo imparare a fare i filtri dove, come fanno tante che sono cicciottelle, no? Si riprendono dall'alto, che così, tipo la d'Urso, no? La d'Urso. Mi devo prendere una lampada. Tanto lampada, che faccia tanta luce. Poi la d'Urso si mette a parte la lampada, poi c'ha tutte le grinze qua, no? Però quando fa le foto nella gabina rossa, guarda sempre in alto, che così si tira e non si vede la pappagoggia e non si vede. Ecco, anch'io, vedete? Se così, ecco, risulterai un po' meglio, però scusatemi, ma sono alle prime armi. Prometto che nei prossimi migliorerò sempre di più. Già apprezzate che ho cominciato col primo che mi sono fatta vedere fino a qua. E poi mi sono detta, ma chi se ne frega? Ma veramente mi sono detta, ma chi se ne frega? Io credo che a vergognarsi siano i ladri e chi fa del male alle persone. Uno perché è sovrappeso, obeso, o gli manca un dente, due o tre, o ha qualche difetto fisico
Non credo che ci si debba vergognare. No, non credo proprio. Poi le persone stupide che vengono ad offendere, vengono a farti le battutine. No, fortunatamente a me non me ne hanno fatte. Fino adesso sono stati tutti molto, anche troppo buoni. Magari hanno detto anche cose che non pensavano, ma va bene lo stesso. Cioè, io mangio, vivo lo stesso, eh. Però non ci si deve vergognare. Su questo ha ragione Chiara che si fa vedere, se ne sfrega di tutto e di tutti. Sinceramente qua gli dà perfettamente ragione, perché veramente non ci si deve vergognare. Io sono felice perché nel mukbang che ho fatto l'ultimo, in molte di voi che si vergognavano, mi hanno mandato le loro foto in privato, no? Mi hanno mandato le loro foto in privato dicendomi: guarda, non ti devi vergognare, perché anch'io sono nelle tue stesse condizioni. E per colpa di gente ignorante mi sono sempre vergognata. E sono contenta che magari, grazie a questo, no? Grazie al farmi vedere finalmente dopo 2 anni, che ho sempre titubato molto nel farmi vedere, ma non perché mi vergognassi, devo dire la verità, perché sinceramente non è che non l'ho fatto perché mi vergognassi, perché tanto io l'ho sempre detto che ero grassa, che non ero magra, no? Non l'ho mai nascosto. Ma l'ho fatto più che altro per una questione di rispetto verso la mia famiglia. Ecco, diciamo così, perché ho sempre cercato di andarci coi piedi di piombo, facendo tutto, raccontando della mia vita privata, raccontando le mie cose private, perché ho un gran rispetto io. Che magari c'è mio fratello che mi guarda, ciao, che so che mi guarda, che magari c'è mio figlio, c'è gente che mi conosce. Perciò tante cose non le dico e non le faccio anche per rispetto loro, perché credo che prima di tutto venga il rispetto per gli altri, no? Poi per il resto chi se ne frega, perché tanto. Cioè. Altra domanda che mi avete fatto è stata: questo lo lascio dentro perché c'è dentro tutto il liquido, non mi piace. Questo era il pollo, adesso vado ad assaggiare, non lo mangio tutto, lo assaggio solo quello al manzo. Se trovo anche la bustina, che deve essere qua da qualche parte, credo. La cerco e vengo. No, è qua. No, c'era, giuro, c'era. Ah, eccola qua. Ok. Altra domanda che mi avete fatto è stata sulla mia infanzia, no? Mi avete chiesto che infanzia io abbia avuto. Niente, non se vuole aprire. Aspettate, eh. Cerco qua. Dovrei averlo senza stoppare il video. Qualcosa per aprire. Stoppo e arrivo. Eccomi qua. L'ho aperto. Mi avete chiesto com'è stata la mia infanzia? E anche, mi ricordo anche i tre rimpianti più grandi che ho avuto nella mia vita. Allora, intanto rispondo alla prima: la mia infanzia è stata bellissima. Ho avuto una bella infanzia con una famiglia bellissima, dove passavo delle estati stupende qua in montagna, perché abitavamo a Vicenza, e all'estate venivamo su 3 mesi nella casa di mio nonno. Ok, mio padre era al lavoro e mia mamma ci portava qua.
perché i suoi genitori erano qua. Perciò, e dopo mio padre veniva sul mese di agosto. Ho passato un'infanzia bellissima, dove facevamo scampagnate con i miei e la domenica andavamo a funghi. Bello tutto. Questo è a Almanzo. Questo è decisamente un po' più forte come gusto. Quello è più delicato, quello al pollo. Questo è un gusto un po' più forte. Sinceramente, preferisco il pollo. Preferisco il pollo al manzo. Oh, mix, mi sta cadendo tutto praticamente. Sono proprio imbranata. Raccoglierò l'apo dopo. Perciò l'infanzia è stata bella fino ai miei 14 anni. Ho avuto un'infanzia e una vita bellissima. Poi è stato tutto un tracollo, è cambiato tutto. Non è più stato bello niente. I tre rimpianti che ho avuto. Non so se si possono chiamare rimpianti. Non lo so. Forse di essermi sposata, che non dovevo farlo. Non so se si può chiamare rimpianto, però. Non, dovevo tenermi mio figlio e non sposarmi, quello sì. Ho sbagliato, però purtroppo avevo 20 anni. Avevo 20 anni e a 20 anni questi sbagli si fanno. Anche perché dopo ne paghi le conseguenze e te le porti per tutta la vita. Altro rimpianto è forse di non essermi confidata, aver parlato di una cosa. Un rimpianto penso che ho tuttora è quello di non aver raccontato una cosa che mi è successa alla mia famiglia. Ecco, forse quella che mi è successa ancora quando avevo neanche 15 anni e che mi sono sempre portata dietro, che mi porto dietro tuttora, ma che però ho sempre avuto vergogna nel raccontarla perché purtroppo ci si vergogna, anche se non è colpa tua. No. Quello è un rimpianto grande, ecco, quello posso dire che è un rimpianto grande. Perché tante volte a parlare, a confidarsi, a parlare, a dire alle persone le cose, ti levi un peso enorme. Ecco quello. Il terzo rimpianto. A dire la verità, ne avrei più di uno, però sono cose troppo private che sinceramente non me la sento nemmeno di raccontare. Ecco quello. Vabbè, comunque, ragazzi, io non mangio più perché veramente ne ho avanzato tre quarti e non è che li mangiavo tutti e tre. Ho assaggiato quello e mangiato quello. Questo è il mio pranzo e non mangio altro. E niente, spero che questo mukbang vi sia piaciuto. Mettete like se vi è piaciuto. Spero che abbiate apprezzato il mio farmi vedere. Accetto critiche, accetto tutto, non me ne può fregare di meno. Al prossimo mukbang. Vi saluto. 3, 3, 2, 1.